il campionato insomma è ancora abbastanza lungo, ci sono sfide sia con avversari diretti che con squadre invece più grandi. Il presidente ha detto la scorsa settimana, certo la salvezza è un obiettivo primario, però io vorrei regalarmi qualcosina di più. È ancora possibile, insomma, anche archiviando un po' la delusione magari contro l'Inter, questo Verona può ancora regalare ben più della salvezza ai suoi tifosi? Ma dipende tutto dall'interpretazione, dalla categoria agonistica che ci metteremo. Se noi facciamo una partita come abbiamo fatto contro il Napoli o contro, credo questa partita che è stata forse l'ultima importante fatta, penso che potremo ancora fare dei punti in queste 8 partite. Per questo che, per ottenere questo, nonostante forse sono meno interessanti in queste cose che dico per tutti voi che magari aspettavate qualcos'altro, però per ottenere questo che tu mi dici, dobbiamo pensare a giocare con la Fiorentina, dobbiamo pensare a giocare con il Sassuolo, dobbiamo pensare a giocare con la Sampdoria, dobbiamo pensare una parte alla volta, perché se pensiamo o se la squadra, nonostante non è nella stanza dei bottoni, nonostante giustamente non fa quello che fate voi come addetti ai lavori, come facciamo noi da questa parte, è normale che si sente parlare solo di questo, inconsciamente può essere un pochino abbassi la guardia. Questo sarebbe la cosa più sbagliata per ottenere dei punti in queste 8 partite. Ripeto, per parlare del futuro, penso che io per primo voglio parlare del futuro, non è che io non voglio parlare del futuro o dire ai tifosi Verona cosa farà l'anno prossimo, io cosa farò l'anno prossimo, il presidente cosa vorrà fare. Io per primo voglio parlarne, perché ho sempre cercato di avere un rapporto molto schietto, molto vero con voi e con i tifosi, perché penso che sia la cosa più giusta da fare. Però, ripeto, mancano 8 partite, io voglio che la squadra faccia 8 prestazioni importanti. E oggi preferisco, do più importanza a questo che non parlare del mio futuro. Ecco, a proposito di questo, allora pensiamo partita per partita, cosa vuole vedere dal Verona contro la Fiorentina? Mi piacerebbe vedere una squadra che va a Firenze, che sa di incontrare una squadra più forte, con giocatori che giocano in Europa, che hanno fatto un ottimo risultato in Europa, che hanno un organico di giocatori top, però hanno una squadra che ha la cattiveria giusta, la personalità di andare a Firenze e giocarsi la partita per poi cercare di portare a casa punti. Avere questo spirito, piacerebbe vedere questo. Altra domanda, Luca? No, una cosa, di Romulo hai già parlato con la Juventus, e volevo chiederti anche di Giorginio. No, di Romulo, con la Juventus non ho parlato, ho parlato con lui che si sta allenando in Brasile, sta finendo il suo percorso di recupero e penso che, se non mi ricordo male, verso il 20 aprile dovrà ritornare in Italia perché ha concluso il suo periodo di riabilitazione, adesso sta allenando, mi ha detto che sta bene, quindi aspetto che torni in Italia. Sì, dico, poi dovrei parlare con la Juventus per capire cosa vorrà fare il club bianconero, immagino. Sì, no, ma con la Juventus abbiamo già un accordo che è già noto, quindi se la Juventus lo porterà avanti non ci sarà niente da parlare, se invece la Juventus non lo porterà avanti il giocatore tornerà di proprietà del Verona e poi dopo faremo delle valutazioni su di lui, con lui, su cosa fare, se tenerlo a Verona oppure vedremo se ci saranno altre possibilità per lui, in base anche a quello che vuole fare lui. Sì, ma l'accordo non prevedeva porte di presenza del 60%, certo. Giusto? Difficilmente farà. Difficilmente farà, quindi la Juve l'unica cosa che potrebbe fare se vuole rinegoziare questo diritto non in base alle partite che ha fatto, perché ci tengo a precisare che però non ha fatto le partite perché ha avuto un'annata tra virgolette sciagurata, perché purtroppo dopo una grande stagione l'anno scorso questo infortunio gli è costato il mondiale e poi dopo un'occasione di giocare nella Juve non è riuscito a sfruttarsela. Questo è un rammarico per lui, però
Penso che è un ragazzo che ha carattere, un ragazzo che abbia voglia di recuperare questa annata che ha perso. E Jorginho invece? Jorginho è un giocatore che abbiamo la comproprietà con il Napoli, quindi a fine anno discuteremo con il Napoli la volontà che ha Napoli di riscattare la seconda metà, no?